non vuole che pedali? No, mi arrangio da solo, la ringrazio molto. L'università del crowdfunding, come nasce questa idea, da dove vi viene? Allora, nasce nell'ambito di tutti i programmi che facciamo per avvicinare il mondo dell'università al mondo dell'impresa. Diventa università perché porta con sé sia il progetto formativo verso gli studenti e verso i ricercatori, di capire e di coinvolgere il sistema crowd nel finanziamento dei progetti di ricerca, sia il sistema dell'industria e dell'impresa nel supportarci. La prima attività che faremo sarà quella di fare un bando in autunno chiamato Call for Ideas, nella quale verranno valutati i progetti più pronti per far parte di una piattaforma di crowdfunding. L'industria andrà a cofinanziare quei progetti che riusciranno a raggiungere il 50% dei risultati attesi nel tempo della raccolta. L'università del crowdfunding potrebbe essere considerata come un doppio appello rivolto da un lato ai nostri studenti e ricercatori e dall'altro lato al mondo dell'industria, chiamato a conoscere e ad avere accesso a quello che sono le idee che nascono nell'università. Se lei avesse avuto a disposizione uno strumento come quello dell'università del crowdfunding, essendo stata studentessa di medicina, avrei portato nel crowdfunding ricerche sulle malattie rare. Anche appoggiata così, così. Oh, com'è gentile! Così.